Everybody's running, but nobody knows where to. They keep on telling us, but we just forget what to do. Is there nobody that guide us through? We keep on running, but nobody knows where to. Ciao, sono Davide e oggi vi racconterò che cos'è l'iperattività. Allora, l'iperattività è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo che comporta tre sintomi, che sono appunto l'iperattività, l'impulsività e la disattenzione. Questo è quello che i manuali dicono, quello che è la descrizione così. Però quando è vissuta dalle persone che ne soffrono, potranno raccontarla in maniera diversa. Non so se avete capito, io sono iperattivo, ecco perché parlo qua. E per me, partiamo dal fatto intanto che mi hanno diagnosticato l'iperattività a 13 anni, 14 anni, poco prima degli esami di terza media. Perché è successo? Perché io a un certo punto avevo un periodo un po' triste, se si vuol dire, non capito più che altro, e ho deciso di andare a una psicologa di mia spontanea volontà. Ho deciso, tanto per fare una chiacchierata, probabilmente per sfogarmi. Dopo varie cose sono successe, mi hanno detto di andare nel centro di neuropsichiatria a parlare lo stesso. E hanno fatto degli accertamenti, degli esami, e mi hanno diagnosticato questa iperattività. Boh, panico totale, per dire. Era anche un lato positivo, perché i miei genitori avevano una risposta adesso. Perché prima che si chiedevano, oh, ma perché fa queste cose, ma perché si scervellavano a capire che cosa avessi, adesso avevano una risposta, adesso avevano anche una soluzione che si poteva usare. E vabbè, allora ho cominciato ad andare da una psicologa a fare delle sedute per parlare principalmente di come andavo a scuola, di come mi sentivo, di tante cose. Che cos'è in un imperativo l'impulsività? L'impulsività è pensare una cosa, volerla, pensare una cosa, farla, senza pensare, oh, ma sarebbe giusto, oh, ma quali sono le conseguenze? Farla di getto, senza pensare al più e al meno. Questa impulsività non è legata a qualche fatto, va legata in tutte le scelte che si fanno, tutti i comportamenti che si hanno rispetto agli altri. Penso, faccio, così. Questa qui è una cosa che va controllata col tempo, non ci si può lavorare su, perché non va sicuramente, non scompare così dal nulla, però va più controllata, che è questo che si cerca di fare. Controllare le cose e non far eliminare, perché questo qui vuol dire cambiare una persona, e cambiare una persona non si può. La disattenzione che cos'è? Facciamo un esempio tanto pratico, così da chiarire ogni dubbio, che poi va ampliato a determinati fatti. Ok, questo esempio della scuola. Io sono seduto, il professore spiega, io cosa sento? Quinto secolo, rivoluzione. Sento a pezzi con un brusio di sottofondo che non so dove viene, particolarmente sono tanti pensieri che vengono fuori. Senti a pezzi e poi anche farsi un riassunto di quello che è stata l'azione, come si fa? Suona la campanella, oh mio Dio, cosa è successo? Sono caduto in trance praticamente. L'ultimo sintomo che vi ho accennato è appunto l'iperattività, forse il più evidente sintomo dei tre di cui vi ho parlato. Allora, l'iperattività fa da contorno a tutta la persona. Quando si parla di iperattività si parla di una componente del carattere di una persona che aumenta esponenzialmente tutte quelle che sono le altre caratteristiche di questo carattere. Appunto, se qualcuno è abbastanza estroverso, vuol dire che parla con le persone, che socializza molto, l'iperattività porterà questa caratteristica a livelli in cui non stai 5 minuti senza dire una parola. Essere iperattivi è un conto, poi ci può anche essere la persona iperattiva orgogliosa, iperattiva depressa, tante componenti. Diciamo che l'iperattività porta certe caratteristiche della persona all'ennesima potenza, possiamo dire così.
non è che una persona è iperattiva ed è solo iperattiva. È iperattiva solare, è iperattiva triste, è iperattiva a tante altre cose. Appunto per questo bisogna lavorarci sempre come gli altri sintomi. Io continuo a lavorarci su queste cose. Lavorarci stavolta anche non da soli, ma con l'aiuto di qualcuno, che siano amici, genitori, professori, qualsiasi persona che ti conosce e soprattutto sa come sa quali comportamenti adoperare in queste situazioni, e ci si aiuta con dei consigli, con dei avvisi, con dei anche richiami, se vogliamo dire questa brutta parola, che stanno non tanto a rimproverare, ma a rendere cosciente, nel senso che più delle volte non serve qualcuno che ti dica che stai facendo qualcosa di male, serve qualcuno che ti dica che cosa stai facendo, perché in questo caso gli iperattivi non sanno cosa stanno facendo, non sono coscienti, e servirebbe appunto una persona così. Ovviamente non limitarci solo al dire quello che sta facendo, anche al dare consigli su come si può ovviare al problema. Quando si è iperattivi, le persone che ti circondano sentono che vivono le conseguenze dell'iperattività, vivono loro le conseguenze dell'iperattività. Più che altro dai fastidio quando ti muovi troppo, dai fastidio quando fai tanto casino, dai fastidio tante cose. Invece non è vero, cioè è vero, sì, per carità, ma le conseguenze più grandi sono della persona che ha questa sindrome. Quando ti senti dire che non stai mai fermo, continui a parlare, è un po' una pugnalata al cuore, perché intanto dai fastidio alle persone di cui non vuoi dare fastidio, appunto. E poi sai che non ti controlli. Non riesci a controllarti, non è così spontaneo, è come avere qualcosa in meno degli altri. Sì, è parecchio frustrante. Sono tante emozioni che si scavalcano, tanti sbalzi di umore che vengono perché non sai mai quale sia la reazione di certe persone. È difficile per una persona adattarsi a quello che gli altri dicono, perché gli altri non sono te, non sono quello che sei tu. Tante possono trattarti male, tanti possono snobbarti, tante possono anche capirti che questo qui è una bella cosa. Hanno tante reazioni diverse ognuno, ma se solo si sapesse cosa si va incontro quando si conosce una persona iperattiva, sarebbe totalmente diverso la maniera di porsi a questa cosa. Sarebbe vantaggioso per le persone che ne stanno a contatto e la persona che ne soffre. Il titolo di questo video, non a caso, si chiama Un'orchestra senza direttore. Perché era una metafora per indicare che gli adulti hanno un'orchestra con il direttore che è esperto, che sa quello che fa. I bambini, in genere, hanno un'orchestra, hanno un direttore che non è tanto consapevole. Invece, chi soffre della sindrome di iperattività ha all'orchestra tutti gli strumenti per fare un'orchestra, però il direttore manca. Tutti i bambini che hanno questa sindrome di iperattività non hanno problemi mentali, non gli manca qualcosa, gli strumenti li hanno tutti. È che solo che senza direttore non sanno come suonare e vengono fuori delle stonature. Cercate voi di essere il direttore d'orchestra che serve a chi non lo ha. I direttori possono essere i genitori come figura di riferimento, possono essere gli insegnanti, perché no, anche loro. Quindi, genitore, professore, quel che sia, prova a essere un punto di riferimento. Prova a essere un punto di riferimento. Vai anche un po' oltre a quelle che sono le tue mansioni. Da genitore o da professore, nel senso da professore spiegare qua, tracciare quattro segni sulla lavagna, cerca di andare oltre a quello che è il tuo mestiere per aiutare una persona, no? Un bambino, una persona.
cercare di accettare, più che altro di capire e accettare, perché capire è un senso, accettare è un altro. Capire è dire sì, è presente, accettare è dire sì, gli do una mano, sì, so quali, posso pensare a quali siano le difficoltà di essere un imperativo. Basatevi sulla persona che avete davanti, non su modelli che potrebbero essere seri, che potrebbero essere utili da seguire. Basatevi su quello che è la persona e quello che è meglio per lei. E che è una cosa lunga, che è una cosa faticosa, non tanto per voi, è per la persona che è difficile. Iperattivi sono loro, voi ne subite un po' di conseguenze, ma loro sono il centro della faccenda. Nel senso, non concentratevi più che altro su tutte le cose negative che vi succedono, ma cercate di apprezzare le piccole vittorie che si ottengono aiutando chi ne ha bisogno. Perché se dovessimo concentrarci solo sulle cose negative, saremmo finiti. Quando si è a scuola, adesso parlo per esperienza mia, per conto mio, quando si è a scuola non ci si fa caso a come, a cosa bisogna fare, a come bisogna comportarsi. Nel senso, non si pensa a boh, adesso sto fermo, perché ovviamente alla maggior parte delle persone viene naturale, non serve pensarci troppo. Quindi chi non ci pensa ed è iperattivo si muove e parla tanto. Quindi è una situazione un po' strana perché la maggior parte delle volte quando le persone ti richiamano, nel senso tu sei lì fermo, fermo, pensi tu di stare fermo, diciamo pure nella tua mentalità pensi di stare tranquillo, pensi di seguire per quanto poco, per quanto tanto. E il professore o un tuo compagno dice stai in silenzio, stai zitto, per favore, non riesco ad ascoltare. Io quando mi succedeva dicevo, ma guarda, io non è che abbia fatto niente, invece non facevo niente e invece non era così. Invece mi muovevo, invece parlavo disturbando e questo provocava noia agli altri. Ok, citando Barclay, che è uno studio di questa sindrome, quando il bambino fa qualcosa di positivo gli viene rinfacciato per tutta la vita, nel senso che cosa? Il bambino sta attento e prende un bel voto. Quando poi non lo fa più perché è nella sua normalità, gli viene sempre rinfacciato, nel senso, ma sai fare il buono, sai prendere bei voti, perché non lo continui a fare? Perché voi pensate che sia una cosa di volontà propria nel dire io adesso sto fermo. Non è così. Non è così per niente. Se no sarebbe una persona normale, sarebbe semplicissimo controllarsi. Io personalmente combatto. Meglio, affronto più simpatico. Affronto l'iperattività in un modo, a mio parere, molto sano e utile che possa aiutare molte persone, che è lo sport, fare tanto movimento. Appunto, qui si parla di iperattività anche motoria, non solo psicologica. Lo sport che pratico io si chiama parkour. E non so, dai, porto un attimo dove vado. Sì. Questo è il crapannone. Allora, per me appunto lo sport è una parte molto importante della mia vita perché parlando di parkour, quindi parlando di freestyle, mi permette di esprimere un po' la mia personalità, un po' quello che sono io e soprattutto quando mi alleno non ho troppi pensieri nella testa ed è una cosa che è molto utile per me. Non ho pensieri nella testa perché quando mi alleno ci sono io, il mio sport, i miei amici. E posso dare solo il meglio, impegnarmi e sfogarmi un po'. Ho avuto la possibilità di cominciare a parkour perché nei pressi, vicino, diciamo, dove abito, c'è il crapannone, che è appunto è un capannone, però tutto allestito per il parkour, ambientato come se fosse uno spazio urbano per il parkour. Questo spazio è gestito da Crap, che questo qui è il simbolo. Che è una società di freestyle di cui diciamo sono entrato e mi sono trovato subito bene perché non erano i classici adulti seri con delle regole, erano persone tanto alla mano, tanto amichevoli e
soprattutto molto socievoli, che non avevano problemi a chiacchierare con te, delle volte non erano tanto altezzosi. E niente, questa qui è per me una maniera per gestire modo migliore la mia iperattività, perché posso usarla per fare qualcosa che non sia far casino, posso usarla in maniera costruttiva per me, per migliorare me stesso e per insomma aiutare anche gli altri se ce n'è bisogno. Vabbè, ti conosco da un anno e non immaginavo che potesse avere problemi di iperattività, anche perché non me la configuravo come un problema, sinceramente, perché per quello che ho visto io qua dentro nello sport, ma comunque anche nelle occasioni in cui si è dovuto fare qualcosa, ci si è dovuti impegnare, c'erano dei problemi, eri il primo, anzi, che cercavo una soluzione in una maniera, anzi, entusiastica, se esiste la parola, se si può dire, riuscivi a colpire più nel segno determinate persone perché avevi un modo di fare più allegro, meno è così perché allora le cose vanno bene, ma più a contatto con la persona, capito? Quindi un atteggiamento di una persona che vuole star bene con tutti, che sta bene con tutti. Io e te ci frequentiamo, diciamo così, in luoghi in cui riusciamo a essere noi stessi. Tu non hai mai avuto dei comportamenti strani, ma ti ho sempre visto come una persona normale, a parte rarissime volte che ti ho visto un attimo avere qualche schizzo così. Non ti fai alcun problema a parlare con le persone, quindi è anche un tuo modo per esprimerti, diciamo così. E dopo, l'unica cosa che avrei potuto notare è quando magari siamo in fila per fare gli esercizi, fai io, oh, spostati un attimo, spostati un attimo. E cioè non lasci un attimo il tempo alle altre persone di fare una cosa che te gli dicevo, oh, spostati un attimo. Ed è l'unica cosa che però sai che una persona ha questo modo di fare. Io prima pensavo così, e allora ho detto vabbè, Sì, a me non ci si può importa, convivere, si sì, può appunto. convivere. Mi ha da dire, benvenga la tua iperattività, perché per quello che posso dare io ti dà delle doti che non sono così semplici in realtà da trovare nelle persone, che contatto con gli altri, la spontaneità, il fatto di comunicare le emozioni, quello che si prova, il fatto di comunicare questo entusiasmo che Diciamo che questa storia comincia un po' lontano, no? Qualche anno fa, quando Davide aveva circa 7-8 anni. Lì sono cominciati i primi problemi perché durante alla terza elementare, quando sono cominciate le materie di studio, le insegnanti, le maestre si lamentavano molto di questa iperattività, di questo continuo movimento che aveva il bambino in classe, ma non solo. Lui era molto lento nello scrivere, e però dall'altra parte c'era questo aspetto positivo che lui voleva tenere sempre tutti i suoi quaderni bene in ordine, era un calligrafo, quindi c'erano delle cose discordanti. E poi anche lui aveva sempre la battuta pronta, rispondeva, non era un bambino che certo si tirava indietro quando era magari preso di mira, eccetera. E sembrava essere sempre lui a combinarne di tutti i colori. E questa cosa è andata avanti finché è diventata veramente un problema da gestire, considerato come rompiscatole, come quello che ne combina, come il maleducato così di turno. Io non sono come gli altri, lui diceva, tu non capisci, non mi capisci, io non sono come gli altri. E
E io gli dicevo appunto, ma Davide, non sei come gli altri, stai un po' fermo, cioè ascolta un po' di più, rispetta le regole, eccetera. E lui mi diceva, ma io non sono capace, quando io so che dovrei farlo, ma non sono capace. E quindi questo mi ha un po'... spinto ad ascoltarlo un po' di più, cioè a capire che cosa c'era dietro sto comportamento anomalo rispetto agli altri. E allora lì io ho chiesto una visita neuropsichiatrica proprio per capire cosa c'era alla base, se c'era il modo di educare di mio figlio che non andava, oppure se c'era qualcosa, perché capivo che comunque qualcosa mi sfuggiva di mano. E quando c'è stata questa visita neuropsicologica mi si è aperto tutto un mondo davanti, perché mi hanno parlato di questa iperattività, tanto che Davide è uscito dal colloquio dopo 2 ore e mi ha detto: contento, adesso so che cosa ho, vedi che non sono come gli altri. We keep on running but nobody knows where to, where is this place they say we're all moving to. Con questo percorso siamo riusciti anche a, mettendo in evidenza quelle che erano le caratteristiche di questo disturbo, a far sì che anche gli insegnanti capissero che bisogna cambiare un po' l'atteggiamento, motivandolo tanto, parlando a lui in modo positivo più che negativo, e questo fino ad oggi ha portato dei buoni risultati a mio avviso. Ha cambiato anche il clima in famiglia, devo dire. They say we're growing, but you know that's not your body's running, but nobody knows where to. E abbiamo visto dei risultati, soprattutto legati al fatto che Davide è riuscito a esprimersi, è riuscito a parlare in famiglia, è riuscito a parlare con noi in maniera aperta delle sue problematiche. Tra di noi si diceva, ma è talmente intelligente che dovrebbero capirle da sole le cose, no? Davide dovrebbe capirlo da solo, no? Che sbaglia, che non si fa così, che bisogna rispettare le regole, che bisogna studiare di più, che bisogna essere più metodici nello studio, organizzarsi. Però dall'altra parte, questo se vuole può, ci siamo accorti che non è proprio questo il disturbo, no? Ti pone delle domande anche difficili, cioè ti fa ragionare, ti obbliga a far fatica e fa fatica anche lui di conseguenza. E questo non è bello, cioè, per un ragazzo di 15 anni, secondo me. Cioè fa discorsi che non sento tanti adulti fare. Diceva l'insegnante delle medie di italiano che doveva sempre avere... gli faccio portare una pallina antistress e l'ho portata e l'ho continuava messa. No, me l'ha sequestrata. Quella di che ci giocavi e fare qualcosa. Sì, perché io non la usavo per fare questo, io la lancio in giro da qualche parte. E distraevi? C'è stata una professoressa in prima superiore che, vabbè, prime lezioni era una cosa... Tra di noi era gli sguardi, no, proprio a fuoco. Sì, era tipo lei mi guardava come per dire: adesso ti lincio fuori, perché appena fai qualcosa ti becco lì sul fatto. E vabbè, a un certo punto c'è stata sta svolta, non so per quale circostanza, che abbiamo parlato insieme, io, lei e mia mamma, si voleva chiarire un po'. Chiarire e poterti aiutare in qualche maniera. È stato importante tanto parlare, perché lei diceva che sì, ne ho sempre sentito un po' parlare di questa iperattività, ma non l'ho mai toccata con mano. Adesso mi sono resa conto di quanta difficoltà ci sia con sti ragazzi, a trattare sti ragazzi. Però, detto... io faccio un passo, perché tu Davide devi aiutare anche me, io provo a fare un passetto in avanti, tu provo a fare un passo indietro e vediamo, dobbiamo trovarci, vedrai che ce la faremo, insieme ce la faremo. Però... e questo è stato un punto di svolta, perché lui si è sentito capito e gli è stata data fiducia che comunque si può fare qualcosa. Aveva capito un po' come comportarsi, quindi non era... era visibilmente chiaro che aveva un modo di fare completamente diverso da come era prima, e
lo adoperavo anche per le altre persone, per dire appunto è bastato un discorso per dire non era tutta questa cosa, lei ha smesso di essere insegnante, io ho smesso di essere alunno, abbiamo parlato da persone normali, quello che secondo me dovrebbero fare tante persone, tanti insegnanti. E niente, tutto è andato bene, cioè, ha capito cosa c'è da fare e soprattutto l'ha fatto, che appunto capire, poi, per capire, tipo, capire, accettare e mettere in pratica tutto il giro di roba. Cari genitori, e se vogliamo anche cari professori, dato che ci vedete molte volte, aprite un po' la mente, nel senso, non abbiate dei muri mentali che vi impongono a pensare a due tipi di bambini che esistono, bambino monello e bambino bravo, angioletto. Perché se magari uno vede quello che fa un bambino imperativo, pensa subito che da grande probabilmente sarà un criminale, chissà cosa diventerà da grande, tutti questi problemi qua. Cercate di abbandonare quello che è il pregiudizio, perché tante cose si spiegano, altre anche no, altre quelle che non si spiegano bisogna un po' tenere da conto, un po' approfondirle, farsi delle domande e cercare le risposte soprattutto. I guess I'll start running too. Everybody's running, but nobody knows where to. They keep on telling us, but we still forget what to do. Is there nobody to guide us to? Everybody's running, but nobody knows where to. Everybody's running, but nobody knows where to. They say we're growing, but you know that's not true. Everybody's running, but nobody knows where to. Is there nobody to guide us through? Everybody's running, but nobody knows where to. Where is this place they say we're all moving to? We're all just running, but nobody knows where to. They're all just running, but nobody knows.